doveva recuperare i soldi a velocità lampo. No, io sto volando verso l'alto per attirarli. No, non ci avida. Sono. Sono avida e maliziosa. Non ci sono i soldi comunque. Se li mangi. Io li ho depositati i soldi prima di combattere. Io ho già presi comunque. Mi sa anche io allora, perché non ho soldi ora. Ma che tristezza! Come è potuto accadere? Siamo durati un attimo. Sì, veramente, siamo proprio scarsi. A parte che siamo morti tutti e tre assieme. La serie, moriamo uno alla volta, ok? Ragazzi. Sì. Prapam! Ah, tristezza. Ho un unicorno. Vieni qua. Il che vuol dire che dovremmo andare a farmare altre 6 anime della luce? Che figata. Senti, non c'è qualche altro boss da battere? Magari più facile. Credo che questo sia più facile. Giusto? E questo qua dovrebbe essere in teoria più facile. No, ma è troppo difficile, scusa. Vabbè, vediamo come si fa il vermone. Alla fine, se ci pensi, tipo il Fortuna Drago non è così difficile. Ok che non è un boss, ma è un mini boss, tipo. Ma qualcosa di simile. Proviamo il vermone. Qualcosa più al nostro livello, perché io sto continuando a morire contro le Mechanical Worm, 6 Rotten Chunks, 7 Soul of Night. Questo possiamo evocarlo. I Rotten Chunks credo che ce li abbiamo. Da qualche parte. Ah, io ne dovrei avere un po'. Però, comunque, no. Abbiamo un sacco di Soul of Night. Qua ci sono. Tanti. Ah, ups. Le avevi messi tu, sì? Cosa? Te li ributto fuori. Ah, sì. Qua c'è un ceppo marcio. Eh sì, ma ce ne servono altri 5. Ma che io avevamo? Avevo tenuto. Prima di combattere, però stavolta, dimmi il nome del boss che vado a cercarlo sulla wiki. Il Mechanical Worm. Niente, dobbiamo andare a farmare un po' di Rotten Chunks. No, ci sono qua, ok, 2, qua. Va bene, ne abbiamo 3, ce ne mancano altre 3. Qui ci sono 3 stelline, Tato, le vuoi? Ne ho 4, non servono al momento perché devono essere 10. Vabbè, tienile lo stesso. No, perché? Mettile via. Devono essere 10. E vabbè. Le tieni da parte. Poi così che... le metto nel chest, così sono da parte. Sì, ma qui ce ne sono 4. Sì, perché ne ho un'altra. Ah, ok. Allora, ragazzi, dobbiamo ragazzi, uscire un po' di leggendo. Ho 80.000 punti vita. Solo? Durante il combattimento lascia andare dei piccoli nemici volanti chiamati probes che sparano laser. A differenza del vermone della non hard mod, non si spezza, ma muore interamente. Ok. E mentre per capire che sta morendo, comunque i globi rossi che ha sul corpo si staccano e si spengono mentre combattiamo. Ok. È il più facile però, e qua lo dicono. Ah, ok, perfetto. È la nostra portata. Sì, però dicono di usare il Dao of Po. Che cazzo è? Si crafta con una Dark Shard, una Light Shard, 10 Soul of Light e 10 Soul of Night. Ed è tipo una mazza chiodata, credo. Sì, vabbè, usiamo il nostro solito ponte, secondo me, facciamo prima. Perché confonde. Qui c'è la palla chiodata. Sì, ma servono i Soul of Night, i Soul of Light e tutte quelle cose lì. Non abbiamo Soul of Light noi. La tristezza di tutto questo. Dobbiamo farci la pozione di zuppa comunque. Cos'è la pozione di zuppa? La pozione di zuppa, scusa, gente, la ciotola di zuppa. Bisogna avere solo una ciotola, un fungo e un pesce rosso. E perché dovremmo farla? Perché ti dà più 1 alla difesa, più 1 alla critical chance, più 5% alla velocità di attacco, più 5% alla potenza di attacco, più 10% alla potenza di attacco magica, più 10% alla capacità di movimento per 10 minuti. A me manca un Rotten Chunk, poi proviamo a battere questo cavolo di vermone. Viene evocato solo di notte, vero? Sì, un altro modo facile per ucciderlo è usare le trappole dei dardi e un adamantium glaive, che invece è una lancia che si fa con 12 sbarre di adamantio. Bene. Ed è il materiale per fare la lancia leggendaria Gungnir. Ok. Magari tiro fuori la lancia, facciamo la lancia. Tanto ce l'abbiamo. Sì, è tipo lunghissima infatti, cioè tipo sono 8 metri di lancia. Allora la uso io. Ma c'è 12 sbarre di adamantio. Guarda, sì, che questo si averle. Chiama complesso di compensazione. E di inferiorità. Ma io non compenso, io aggiungo. Yeah. Aiuto. Povera Ewa. Dove sono tutti i robettini che volano, cavolo? Ma io ne avevo uno dietro che mi inseguiva. Uccidili. E poi ho visto una cosa e mi sono distratta. Tata.
C'è Marcio. Ah, oh, perfetto. Allora ce li abbiamo tutti. A casa. Andiamo a casa. Quando le win si rivelano utili. Sì. Sì. Cosa volete? No, potremmo farci una balestra, però. Ce l'ho la balestra io. La vuoi? Perché oh, io non la uso. Io uso la trasforma le frecce in frecce di fuoco, però forse la balestra è meglio. Io la balestra di cobalto. Se non la uso, la uso io. Capito dove è finito il nostro cobalto a fare la balestra di Edo. Lui tutte zitto, le armature, zitto, la tua cose. Spada. Sì, ma dovevi pensare prima all'armatura di Simon. Ma io non l'ho craftata mille anni fa al coso di cobalto. Dicono tutti così. L'ho passata comunque, Simon. Io l'ho vista. Me l'ha provata. Vediamo un po' quante. Abbiamo 28 sbarre di diamanti. Ok, io mi faccio la lancia. Lancia la lancia! Cioè la Adamantite Glaive, 38.000 damage, oppure la Adamantite Sword, che è fighissimo. Ma la Glaive dicono che è quella più forte contro il vermone. Va bene, Glaive. Perché presa. Veramente tipo, guardala, provala. È lunghissima. Sverginami. Perché? Wow! Wow! 8 metri di mazza qui, tu, 8. Piace anche a me. Siamo andati. Ok. Va bene, qualcuno vuole una Dark Lance che è comunque molto lunga? No, ce l'ho anche io. Tu, Simo, ce l'hai? Cosa? Una Dark Lance. No. Prendi, non so qua. Dove, ma ce l'avevo anche io. Arri- sei. Sono qua di fianco io. Yeah. Lascia il culo. Ok. Simo, amore, vieni qui. Oh, okay. Perfetto. Ora mi servono altri 5. Via le palle. Altri 5 copper bars. Altri 5 iron bars. Ok. E 7 soul of night. Ok. Possiamo farlo altre due volte volendo questo. Se dobbiamo farmarcelo. Aspetta un attimo che leggo. Comprate delle granate anche volendo. Le granate ci sono? Sì, compratene altre. Tutto tipo qui. Un sacco di soldi. Spendiamo un sacco di soldi in granate. Difesa nella testa, eh? Eh? Non ha nessuna difesa nella testa. Perfetto. Allora. O della parte più dura, mentre il corpo vabbè è meglio. Shop. Granate. Non ha le granate. Perché? Ah, perché non sei quello dinamitardo. Dammi dinamitardo, vieni qua. Volendo, Simo, il dinamitardo vende anche delle Hellfire Arrows, eh? Non preoccuparti. Sono pieno di frecce vecchie, finisco quelle e poi comprerò quelle lì. No, io mi faccio tante due stack inutili di granate, possibilmente. Ma no, non due stack. Questo è uno. Okay. Facciamo due stack e vaffanculo a secchio. Vaffanculo a secchio la dovevo veramente ancora sentire. La famosa frase vaffanculo al secchio. No. Tu, Tata, ce l'hai le granate? Sì. Quante? 32. Ragazzi, quante Soul of Night abbiamo? 15. Cazzo. Ne abbiamo usate 7 per far richiamare. Vieni qua, Tata. Oh, cazzo. Cosa c'è? Vieni qua, Tata. Ed ha cercato di uccidermi, Simo, facendolo passare per un incidente. No, Tata, hai preso le altre granate. E vabbè, ma non è colpa mia. Quante gliene devo dare? La metà, dai, ne ho. Ok. Dopodiché depositiamo i blink cruzzies e tutta questa roba. Va buono, ragazzi. Pronti per il vermone? Sì. Tieni, Simo. Un attimo, sto finendo di leggere quello. Tanto deve passare il giorno. Vabbè, ok, una settimana di consigli, qua ci sono 100. Una settimana, tipo un consiglio al giorno. Sì, veramente. Tipo la rubrica, potrebbero. Sicuramente se la teniamo noi perdono tutti. È stata una disfatta troppo totale quella di prima, cioè. Sì, è stata veramente tremenda. Il boss è veramente fastidioso.
perché si riesce a saltare addosso troppo facilmente. Questo dicono comunque che è lungo, spara laser anche, fa altre cose, però è molto più facile da combattere. Cioè lui è lì per terra, voglio dire. Esatto, noi ci mettiamo sul nostro cazzo di piedistallino e gli tiriamo se granate poi... e gleivate finché non muore. Se riesci, cerca di creare ancora un pochino più di altezza magari. Non credo ci riesca a prendere. Non ho del legno, mi serve del legno. Legna. Esatto. Sicuro. Non è difficile. Perché come devo cosa? Fare tutto io in questa casa? Casa, esci, ti dico di uscire. Aia. Che è successo, tata? Ho avuto delle esperienze in mille stelline. Eh? Sei implosa in mille stelline. No, sono viva. Però per poco. Oh, le nostre tombe quanto sono antiestetiche. Sono disseminate sapete ovunque. Sapete che se combattiamo così vicino a casa ci squarteranno tutti quanti i tipi che vivono lì. Ma sì, poi tornano. Empatia zero, sì, ma potete morire tanto. Non è che siano proprio simpatici, cioè voglio dire. Quando cerco di aprire le porte mi vogliono sempre rifilare qualcosa da comprare, cioè. Esatto, è come avere un sacco di marocchini in casa. Esatto. E solo flight, quante ne abbiamo e quante ce ne servono? Ce ne servono parecchie. Perché comunque sono per, usate per richiamare il... Le puoi comprare? No. No. Non ne abbiamo comunque. Non ne abbiamo comunque. No. Sì. Ne abbiamo usate tutte le ultime no. per fare ecco, il... No. Due incantesimi suggeriti da usare contro di lui e farlo almeno per la Gaia o per Mera. Non possiamo fare né uno né l'altro, quindi niente. Quale? È la Crystal Storm e il Cursed Flames. Per una palla di fuoco verde e quella che buona, non ho capito bene cosa. Ma gli alberi non finiscono mai. Cioè, dico, dopo un po' non bisogna ripiantarli. Vuoi rientrare nella tua cosa di Minecraft dove tu pianti e basta alberi? Vabbè, era comunque una cosa utile. Comunque sì, guys, ci sono i semi per piantarli. Sì, sono gli acorns. E se no non ricrescono? No, ricrescono, perché se li lasci in giro credo che ricrescano, eh. O forse no, boh, non lo so. Provi a piantare una ghianda. Non lo so, io sono scarso a Terraria. Sì, credo che poter fare lo stesso, forse. No, non posso piantarla la ghianda. Strano. Boh, vabbè, tanto questo è il legno che ci serve al momento, io ce l'ho già. Ok, allora, ampliamo l'altezza, mi hanno detto. Perché non abbiamo neanche uno scudo? Anche io ho tantissimo legno. E ho anche un ceppo marcio, anche se non so perché. No, no. Cosa hai fatto? Niente. Cosa hai fatto? Niente. Hai buttato il ceppo marcio? No! Non essere sempre così distruttivo. Non sono distruttivo. Ho craftato delle cose inutili che ora venderò. Ok. Visto che sei intelligente non venderò il ceppo marcio. Brava tata. Hai visto? Ti sei sorpreso? Dovremmo tornare nel dungeon comunque. Non so perché. Che dungeon? Quello perché? Che è a sinistra. Perché adesso nell'hard mode ci sono un sacco di accessori, di cose che droppano lì che non si può sì? fare, sì. E allora dopo aver provato questo magari facciamo un viaggio. Facciamo una bella spedizione. Gli shield, i mantelli, tutte delle cose accessorie. Oh, che figata. Che non si possono craftare. Cioè, sono basi di crafting per oggetti ancora più fighi. Ok. Tipo il Cobalt Shield impedisce il knockback. Cioè tu non vieni mai spinto indietro e dà una difesa in più. Che figata. Lo fondi con anche l'Obsidian Skull e ti blocca anche tutte quelle cose come ad esempio i colpi di Aston, le meteoriti. Aumenti anche sei anche immune comunque ai blocchi di fuoco eccetera eccetera. Niente, comunque è buon. Devo metterci in alto e sperare di ucciderlo. Fammi guardare anche se compro qua un po' di granate. Poi ci possiamo essere. Ma che te la date? Te la date la Gaia le granate? Ah, patata, quanto amore. Sì, parlavo col tuo corpo morto mentre leggevi. Sono un po' angosciato perché facciamo così. Beh, è molto meglio di quello che ho fatto io col tuo corpo morto mentre leggevi. Patata, ma sai che quello sono abituato. Io ho una mira a mettere sti cazzo di pezzetti di legno. Minchia, veramente, cazzo. È
Hai disegnato un pene enorme, lo sai, vero? Vabbè, lo sto sempre perché più allungando. Perché lo stai facendo lì, Tata? No. Non abbiamo il nostro punto nella corruption, che è quello dove il verme non può arrivare, eccetera. È troppo... conviene farlo... continuare quello che sta facendo adesso la Gaia, fidati. Perché? È molto più largo. L'ho iniziato. E continuiamo a farlo... continuiamo a farlo più verso l'alto. In realtà, tanto che abbiamo le ali, Gaia, non doveva neanche farlo così stretto, eh. Esatto. Tipo, guarda, guarda che... non è mai colpa.